Funziona. Ok, va bene. Allora, buonasera a tutti, benvenuti a questo primo incontro organizzato dall'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano. Della rubrica Parliamo di libri. Ogni lunedì vi presenteremo un libro che ci ha particolarmente appassionato o interessato. Lascio la parola a Alessandro Lavagnino, direttore dell'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano, che introdurrà l'argomento di oggi. A te. Eccomi, buonasera, mi sentite? Sì, è po a posto Marta? Ok. Sì, sono molto contenta questa sera di iniziare questo nuovo momento, diciamo, di collegamento con i nostri amici, proprio con la presentazione di questo bel libro. Cina, prospettive di un paese in trasformazione, si vede, lo vediamo, sì, facciamo così, eccolo. Questo qui, a cura di Giovanni Andornino. A cura di Giovanni, perché diciamo, ci teniamo molto a presentare questo libro, in questo momento, soprattutto con le persone che sono qui oggi, oltre a Giovanni Andornino, che è il curatore, abbiamo Emma Lupano, Giovanni Andornino dell'Università di Torino, Emma Lupano, Università di Cagliari, e Simone Dossi, Università degli Studi di Milano. Andornino Giovanni è il curatore del volume e ha scritto un'interessantissima introduzione e poi una conclusione, quindi ha tirato un po' le fila del perché e del come è stato costruito questo volume, che nel titolo è Prospettive di un paese in trasformazione. Ci sono le prospettive, ma oltre alle prospettive ci sono anche tutta una serie di proprio fotografie di quella che è la situazione attuale, che questa mi sembra una cosa necessaria. Questo è il motivo per cui, secondo me, al di là di quelle che possono essere, come dire, il guardare di là, ci dà anche guardare verso il futuro, ci dà anche tutta una serie di strumenti per capire anche il quotidiano. Quindi è una fotografia molto, molto, molto interessante di diversi aspetti importantissimi che ci rendono questa immagine, un'immagine, un panorama della Cina sicuramente molto più a fuoco che non tutta una serie di volumi che stanno uscendo dai toni roboanti e assai aggressivi, assai poco equilibrati. Invece qui abbiamo un quadro, appunto, prospettive, trasformazioni, ma anche dati, passato, costruzione di che cos'è. Come mai siamo arrivati a oggi? Ma lascerei la parola direttamente a Giovanni Andornino che ci racconta come è stato costruito il volume e che cos'è. Prego, Giovanni, grazie. Grazie Sandra, grazie a te, grazie all'istituto che ci ospita e anche a Simone ed Emma per aver potuto intervenire questa sera. Loro sono due degli autori che insieme con me hanno costruito questo testo. Quindi in effetti la prima cosa da fare per me è come dire, inoltrare ed estendere il ringraziamento a tutti i colleghi che hanno fatto parte di questo sforzo collettaneo. E forse ci sono due o tre punti che mi fa piacere condividere che un po' danno l'idea di come, diciamo, qual è l'opzione culturale che noi abbiamo scelto. Il volume nasce attraverso un lavoro sinergico di studiosi italiani e in un paio di casi non, o non nativi in Italia, che arrivano a contribuirvi da prospettive disciplinari differenti e complementari. Differenti perché chi arriva come dire, dagli studi d'area sinologici, chi arriva da quelli politologici, economici, storici, eccetera, come dire, è depositario di un metodo, come dire, di una tradizione di studio, di un approccio allo studio stesso differente, ma sinergici sia perché ci si rende conto della, direi, come dire, l'improbo tentativo di comprendere, di lavorare su un paese in ottica monodisciplinare, questo è come dire, un esercizio spesso di grande solitudine e non talvolta a rischio di autoreferenzialità, quando invece questo approccio che ciascuno coltiva nel proprio ambito del sapere si mette in dialogo con quelli dei diciamo, vicini di settore disciplinare, no? Delle aree del sapere contigue e anche non contigue, ma che sono come dire, in grado di fertilizzarsi a vicenda. Si ha da una parte un'esperienza gratificante per il ricercatore perché, come dire, ci si sente parte di un progetto, di una lettura più ampia e credo io come curatore, e abbiamo creduto tutti come autori,
si fa un servizio ai vari carismi dei lettori, ai vari interessi dei lettori che vengono accompagnati, se lo desiderano, attraverso vari capitoli ad avere una visuale più rotonda del paese in questione, che è un paese, non c'è neanche da dirlo, che presenta dei tratti di complessità assolutamente particolari e molteplici. E se invece non ha piacere di essere accompagnato a questa lettura così, come dire, olistica, può focalizzarsi su alcuni ambiti attraverso la lettura di capitoli che ciascuno ha senso in sé e poi compongono questo mosaico letti collegialmente. Quindi innanzitutto la mia gratitudine va agli autori, perché è una esperienza di lavoro di gruppo molto, molto, molto rassicurante per certi versi, molto complessa. Costruire in telaio un libro del genere è un esercizio di per sé faticoso, che nel mio caso ho avuto la fortuna di vedere sbocciare con piacere e con agio, perché con molti degli autori siamo poi parte in vario modo di o gruppi di ricerca o condividiamo, come nel caso di Simone ed Emma, la comune appartenenza a una rivista scientifica che è Orizzonte Cina, e in altri casi abbiamo già precedentemente collaborato congiuntamente su progetti, ad esempio di rapportistica, cioè di stesura di testi di analisi a beneficio delle nostre istituzioni centrali, in particolare del Parlamento italiano. E cito questo perché anche questo volume nasce, come dire, al seguito di un'esperienza di ricerca appunto per il Parlamento italiano, per l'Osservatorio di Politica Internazionale, quindi su istigazione del Senato della Repubblica, e, come dire, l'esperienza di quel lavoro congiunto di analisi poi ci ha, come dire, indotto a lavorare alla stesura del libro. Nell'introduzione si sottolineavano queste due parole che effettivamente tengono insieme il titolo, no? Prospettive e trasformazioni. E molto giustamente, come dire, si dice questi sono strumenti per capire l'oggi in vista di un domani. Mi veniva in mente, mentre Sandra dicevi queste parole, la battuta di Simon Lees, no? di Pierre Rickmans, quando dice, no, in Cina il futuro è certo, l'unica cosa incerta è il passato, no? Perché lui lo diceva riflettendo sul passato, cioè sulla critica a cui è sottoposto di solito con logiche poi di comodo anche per il potere di turno, l'analisi storica. Questo non vale solo per la Repubblica Popolare, voglio dire, ogni dinastia imperiale cinese ha fatto, come dire, la ricostruzione di quelle precedenti, come dire, intestandosi le linee guida, diciamo, del progetto culturale sul passato della dinastia precedente. Vale anche adesso, non dubito che continuerà a valere mano a mano che la Cina di Xi Jinping si allontana da alcuni dei presupposti ideologici di quella che fu la Cina di Deng Xiaoping, ma nel libro noi abbiamo guardato soprattutto al domani, quindi a questo futuro certo, perché progettato, perché, come dire, costruito, e nel libro effettivamente si cerca di evidenziare, forse non si fa mai in modo esplicito, ma forse si può cogliere leggendolo, si evidenzia un po' questa evidente dimensione di regia, di costruzione degli orizzonti verso cui la Cina si vuole che tenda, e questa è una costruzione che viene fatta dal potere, e si lascia trasparire, si lascia intendere che questo avviene in presenza di una grande intraprendenza, diciamo, di una natura volitiva della società cinese, che è tutt'altro che, come dire, un manipolabile, come dire, agglomerato in forme di massa. Sono delle spiccate individualità che si esprimono, per esempio, in ambito mediatico, che si esprimono in ambito della società civile, filantropico, in una serie di settori, e che, come dire, in un rapporto dialettico che alle volte pende di più verso l'individualità personale o sociale, alle volte verso invece la pretesa di omogeneità di indirizzo che il partito Stato imprime, in questa dialettica comunque codefinisce il futuro del paese. Faceva riferimento Sandra al fatto che escono volumi con titoli roboanti, eccetera. Ecco, noi abbiamo scelto un tono completamente diverso per questo volume. Non abbiamo avuto paura, in questo forse è una rivendicazione minima di orgoglio accademico, di fare un lavoro non strillato, ben consapevoli che il clima generale, come dire, favorisce vendite di volumi che invece hanno delle risposte secche, semplici,
o che fotografano dei fenomeni, come dire, molto limitati e sovraenfatizzano una dimensione sulle altre. Noi abbiamo scelto un volume che, come dire, lavora col passo dell'alpino, che va avanti piano, richiede al lettore la disponibilità di ruminare, di ragionare sui numeri, sulle diverse dimensioni che vengono studiate, e crediamo che questo sia l'unico servizio pubblico, se vogliamo, visto che siamo tutti accademici, che vale la pena di fare. Cioè un servizio dove si cerca, non necessariamente laurea medietas, ma si cerca di dare degli strumenti per comprendere un fenomeno complesso, proprio consapevoli del fatto che da ambo le parti, diciamo così, da chi, come dire, dagli al cinese perché la Cina è un paese che si è progressivamente, come dire, trovato in una torsione autocratica molto palpabile, e dall'altra parte la narrazione del potere cinese, che evidentemente punta a dare di sé la migliore delle rappresentazioni possibili. Entrambe sono delle fotografie che, diciamo così, hanno dei filtri, quella rosea e quella plumbea, che sono di comodo per chi le fotografie le scatta. È comprensibile, ed è sempre stato così, e lo è anche nei nostri paesi, con accezioni diverse, con un pluralismo chiaramente diverso. Il nostro tentativo è stato quello di, come dire, evitare per quanto possibile di sposare una di queste letture, non entrare in polemica, ma ragionare dei fenomeni più o meno visibili, più o meno carsici, che definiscono le, come dire, le premesse e i fatti sociali che poi vengono rappresentati o dal potere o da chi questo potere lo avorra. E in conclusione, diciamo, molto, molto generosamente Sandra diceva, il curatore ha offerto qualche riflessione preliminare e poi ha tirato le fila. In realtà il curatore, io sono un politologo internazionalista, alla fine si è limitato a osservare qual è l'energia potente che emana dall'altro grande, come dire, polo di potere internazionale, che è quello precipuo, quegli Stati Uniti, che evidentemente, contrariamente a quanto alcuni potevano immaginare, nel passaggio dalla presidenza Trump a quella Biden, hanno cambiato forse alcuni accenti, ma non mi pare che accennino a cambiare l'impostazione di fondo, che è chiaramente quella di un tentativo di contenimento, un tentativo di, come dire, costrimento della proiezione cinese, che invece si fa più assertiva e globale. Questo è un fenomeno nuovo, la Cina non ci aveva abituati a questo sotto Deng, nel trentennio che è seguito a lui. È un fenomeno molto delicato che pone noi europei in una posizione, come dire, di soggetto molto interessato e soggetto a varie pressioni. Noi accademici, l'Italia è un paese piccolo, relativamente piccolo a livello globale, ma non piccolo in Europa, abbiamo un dovere molto particolare di mantenere una sobrietà, lo dico soprattutto in un paese come il nostro, che negli ultimi 5 anni è stato esposto a fluttuazioni, direi anche gravi, per una certa imperizia politica, da un'eccessiva prossimità a una eccessiva, come dire, tentativo di ridefinizione su basi antecedenti della nostra collocazione euroatlantica. Gli eccessi in entrambe le direzioni non fanno bene, e diciamo, nel nostro piccolo, il tentativo di contribuire al dibattito pubblico è stato proprio nell'ottica della sobrietà dell'analisi e della valutazione. Grazie, grazie mille Giovanni, hai detto delle cose che mi hanno fatto pensare e mi sono segnata alcune cosette, soprattutto una proprio una sorta di flash, di chiarimento che ho avuto io, e ve lo metto qui così prima di passare la parola a Simone e poi a Emma. Quando tu dicevi il futuro costruito, è vero, la Cina costruisce da sempre, dal 1949, il proprio futuro con piani quinquennali, con congressi del partito, si fa così, si va avanti, questo. Questo era una cosa che andava benissimo, è andata benissimo fino a un certo punto, ma adesso però c'è un nuovo, grande, grandissimo, ma ci sono delle differenze sostanziali rispetto a quando la Cina si costruiva questo futuro, che poi magari non andava come era, però comunque era lungo certi binari rassicuranti e rassicurati. All'epoca di Mao la Cina era chiusa, potevano fare quello che volevano, non si sapeva niente, non succedeva niente, era tutto chiuso. C'era una loro propaganda che era fatta in un certo modo, venivano fatte le cose, ed era quella, e si costruivano quello che erano, isolati, in questo splendido, non so quanto, isolamento, andavano avanti così. Oggi non è più così, drammaticamente o non drammaticamente, per fortuna, attraverso
dopo Mao, quando Deng Xiaoping dice si apre la finestra, entrano i mosche e le zanzare, altro che finestra, ormai sono aperti i portoni, ormai è aperto tutto. Voglio dire, non puoi costruire, pensare a costruire un futuro da solo, non puoi pensare così, il tuo futuro, il nostro benessere, il nostro, come chiama, il ringiovanimento, il rifiorire della società. Cioè, ma ragazzi, qui c'è tutto un mondo, c'è il problema del clima, c'è il problema proprio di tutto quello che è, voglio dire, le navi che entrano, la portaerei, la Queen Elizabeth, che 4 settimane fa era nel Mar Cinese meridionale, i cinesi hanno detto attenzione, fermi tutti, mandano gli aerei. Ci sono una serie di variabili che sono ormai impensate e impensabili nella Cina che progettava il suo futuro di prima. O no? Questa mi sembra che sia una domanda che i cinesi si devono porre e che forse molto spesso non si stanno ponendo. Difatti, secondo me, sarebbe molto importante, e qui sarà poi il discorso che penso affronterà fra poco Emma, su come la Cina si vuole rappresentare e che tipo di rappresentazione la Cina vuole dare di se stessa in questo mondo, perché non può più rappresentarsi come era un tempo. Quindi deve trovare un altro modo, deve trovare un altro tipo di narrazione, deve trovare un altro modo per dialogare con questo mondo e per mettersi d'accordo sul fatto che il futuro che si stanno costruendo loro forse non è il futuro che ci stiamo costruendo noi. È un po' questo il problema, no? Mi sembra, devo dire, veramente il provare, cioè che questo paese a volte provi a continuare a considerarsi quello che era 40 anni fa, e in questo senso alcuni aspetti appunto del buon Xi Jinping ci lasciano abbastanza perplessi, proprio perché si comporta come se fossimo ancora in un'epoca precedente. Questo lo lascio per un eventuale secondo giro. Passerei adesso la parola a proprio uno di quelle che sono le variabili, le cose inaspettate, le cose che nessuno si aspettava, o forse ce l'aspettavamo, questo sorvolo del cielo di Taiwan, di questi aerei cinesi che sono stati tantissimi venerdì scorso e sabato, mai come in questo periodo, cosa che ha preoccupato tutti, fiumi di inchiostro, tutti in fibrillazione. Che sta succedendo? Quindi il grosso nodo è proprio quello delle forze armate, l'esercito, il ruolo dell'esercito nella Cina di oggi. E darei la parola a Simone. Grazie, buonasera. Sì, il tema di cui io mi sono occupato all'interno del volume curato da Giovanni è quello della modernizzazione delle forze armate, in generale della modernizzazione della difesa nazionale, quella che viene chiamata appunto in Cina difesa nazionale, Guofan, come ampio settore. Ed è proprio un settore, ricollegandomi a quanto diceva ora Sandra, in cui è particolarmente importante questo elemento della, diciamo, percezione globale di come i diversi futuri che vengono costruiti in Cina, negli Stati Uniti, in Europa, i futuri che si cerca di costruire, siano in realtà inevitabilmente interconnessi, quindi ciascun attore abbia l'esigenza, anche a livello delle rispettive opinioni pubbliche, di una conoscenza più articolata, più informata di quelli che sono i futuri che gli interlocutori stanno cercando di costruire o intendono costruire. E quindi, nello spirito del volume, nel suo complesso che illustrava prima Giovanni, quello che ho cercato di fare e che cerco brevemente di riproporre con alcuni spunti di riflessione stasera è individuare e fornire alcuni strumenti nella lettura della modernizzazione militare cinese, che è un tema molto presente nei media internazionali, in Occidente, in Europa, in parte anche in Italia, ma all'interno delle ricostruzioni prevalenti spesso mancano alcuni aspetti, mancano alcuni ingredienti, alcune dinamiche che invece sono molto importanti per comprendere quelle che sono appunto le prospettive. Perché nella ricostruzione prevalente sui media, molto attenta ad alcuni aspetti di cronaca internazionali, sfuggono due aspetti, a mio parere, in particolare. Il primo aspetto che sfugge riferito alla modernizzazione militare è l'elemento di lunga durata. Cioè, quando parliamo di modernizzazione militare in Cina, dobbiamo sempre ricordare che è un processo che ha avuto inizio tempo fa. La modernizzazione della difesa nazionale è una delle quattro modernizzazioni la cui attuazione ha avuto inizio negli anni Ottanta. Quindi quello che noi vediamo oggi, particolarmente eclatante, con i portaerei, aerei militari, in realtà è il frutto ultimo e più visibile di un processo di lunga durata, che noi possiamo comprendere solamente se guardiamo tutta questa durata e a questo processo. Quindi innanzitutto la lunga durata. In secondo luogo la complessità. Cioè le dimensioni in gioco nella modernizzazione militare in Cina, come in qualunque altro paese, sono varie. Non sono soltanto i sistemi di difesa, come appunto
portaerei, esercitazioni in cui questi sistemi vengono testati, ma ci sono anche altre due dimensioni molto rilevanti, che sono quelle della dottrina militare e quella dell'organizzazione. E quindi molto brevemente provo a dare qualche chiave di lettura su questi tre aspetti, dottrina, organizzazione e sistemi, prima di chiudere rapidamente con alcune considerazioni sulle implicazioni internazionali di questa modernizzazione. Allora, innanzitutto, tre diverse dimensioni nelle quali il processo di modernizzazione della difesa nazionale si esplica. Anzitutto, quella più fondamentale, anche se più trascurata nelle ricostruzioni mediatiche, è quella della dottrina militare. Che cos'è la dottrina? In generale, per dottrina si intende, riferito a qualunque Stato, un insieme di idee istituzionalizzato sul modo in cui i mezzi militari possono essere e devono essere utilizzati al fine di conseguire obiettivi politici. Teorie che riguardano per esempio le forme della guerra, cioè le teorie di una forza armata sulle caratteristiche della guerra contemporanea, su come si combatte, su come si vince la guerra nel mondo contemporaneo. Allora, su questo c'è stata un'evoluzione molto significativa in Cina negli ultimi 30 anni, evoluzione della dottrina militare che è anche il frutto dell'osservazione delle guerre che sono state combattute da altri, in particolare le guerre che sono state combattute dagli Stati Uniti dopo la fine della Guerra Fredda. Suscitò un fortissimo impatto in Cina la guerra del Golfo nel 90-91 e poi gli osservatori cinesi hanno analizzato con attenzione le guerre combattute dagli Stati Uniti, la guerra in Kosovo, la guerra in Afghanistan, in Iraq, e ne hanno tratto delle lezioni in base alle quali hanno adattato la propria dottrina militare. Le lezioni principali sono due, dovendo sintetizzare in modo molto, molto veloce. La prima lezione è il ruolo centrale della tecnologia. Quindi gli osservatori cinesi si sono convinti che la tecnologia, la cosiddetta alta tecnologia, in particolare le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, giocano un ruolo centrale nel modo in cui le guerre oggi vengono combattute. E quindi questa parola chiave della informatizzazione, Xinxihua, la centralità dell'utilizzo delle informazioni sul campo di battaglia, è divenuta una delle cifre della dottrina militare cinese dagli anni 90 in poi, dalla fine degli anni 90 in poi. Seconda lezione, la pluralità degli ambiti operativi, cioè forze armate che tradizionalmente avevano avuto una prospettiva continentale, si erano concentrate principalmente su operazioni su terra, si sono rese conto della centralità invece di diversi spazi, di diversi teatri spaziali, non soltanto la terra, ma nel libro bianco sulla difesa nazionale pubblicato dall'Ufficio Informazioni del Consiglio di Affari di Stato nel 2015 vengono identificati diversi cosiddetti ambiti di sicurezza cruciali, giunta Anciani, in particolare gli spazi marittimi, lo spazio extraatmosferico, lo spazio cibernetico, quindi una diversificazione. Allora, questo sul piano della dottrina militare. Poi c'è un altro piano, che citavo prima, della modernizzazione, che è quello dell'organizzazione, perché ovviamente un'evoluzione della dottrina, l'evoluzione nella concezione della guerra, comporta anche dei nuovi requisiti per le forze armate come organizzazione. E anche su questo si sono verificate delle importanti trasformazioni per forze armate che fino a pochi anni fa erano legate a un modello di importazione sovietica molto incentrato sulle forze di terra e introdotto con riforme della metà fine anni 50. Quindi le forze armate cinesi erano state riformate in seguito alla guerra di Corea, sulla base delle esperienze della guerra di Corea. Quel modello organizzativo di derivazione sovietica era rimasto sostanzialmente immutato fino agli anni 90. Poi alcuni aggiustamenti negli anni 90. Infine, dopo un lunghissimo confronto interno, nel 2015, a fine 2015, vengono avviate delle imponenti riforme che adattano gli assetti organizzativi delle forze armate a questa nuova concezione della guerra e dell'impiego delle forze armate, ruolo della tecnologia, rilevanza di diversi teatri spaziali. E qui arriviamo all'ultimo aspetto della modernizzazione, che è quello dei sistemi di difesa, che è quello più visibile, più centrale nelle ricostruzioni che leggiamo tutti i giorni sui media internazionali, ma che in realtà è soltanto, come dire, la punta dell'iceberg di un processo più ampio. E quindi appunto potenziamento delle capacità e attraverso nuovi sistemi volti da un lato a rafforzare le capacità di interdizione, vale a dire la capacità di tenere al di fuori della periferia cinesi potenziali avversari, e poi più di recente però anche il potenziamento di capacità di proiezione per operare al di fuori
della periferia cinese. E chiudo appunto con alcune considerazioni sulle implicazioni internazionali di questo processo di modernizzazione della difesa nazionale, diciamo definito in questi termini multidimensionali. Quali sono le implicazioni a livello internazionale? Qual è l'impatto di questa modernizzazione? Questo è un tema ovviamente di grande interesse, di grande rilevanza. Allora, bisogna a mio parere distinguere tra due diversi orizzonti spaziali, un orizzonte globale e un orizzonte regionale. A livello globale, la modernizzazione militare cinese, per quanto rilevante, non altera significativamente allo stato attuale gli equilibri esistenti. Cioè non rappresenta una sfida credibile all'egemonia americana. Gli Stati Uniti sul piano militare restano la potenza egemonica in ambito di sicurezza. Certo, le accresciute capacità cinesi consentono alla Cina di partecipare in modo più attivo ad alcuni contesti cooperativi internazionali. Per esempio, dal 2009 navi cinesi partecipano alle operazioni antipirateria al largo della Somalia, contribuendo in maniera rilevante alla stabilizzazione di uno spazio marittimo cruciale per gli scambi commerciali internazionali. Se invece guardiamo al contesto regionale, il quadro è diverso, perché nel contesto regionale della periferia della Cina la modernizzazione militare cinese ha un impatto sugli equilibri esistenti e si inserisce all'interno della crescente competizione tra Stati Uniti e Cina, che proprio nella periferia, in particolare nella periferia marittima della Cina, Mar Cinese Meridionale, Mar Cinese Orientale, trova il suo fulcro, perché questa è uno spazio all'interno del quale si va delineando un gioco che purtroppo è sempre più a somma zero tra interessi divergenti della potenza egemone e della potenza in ascesa. Da un lato la Cina, come dicevo, punta al potenziamento delle capacità di interdizione finalizzate a tenere al di fuori della regione un potenziale avversario a difesa di propri interessi considerati essenziali, dall'altro lato gli Stati Uniti invece fondano il proprio potere egemonico proprio sulla preservazione della capacità di accesso operativo, come lo chiamano, cioè la capacità di proiettare potenza militare nei diversi contesti regionali che compongono il sistema globale, ivi inclusa l'Asia orientale. E da qui appunto derivano quelle tensioni che si manifestano con episodi di cui leggiamo quotidianamente sulla stampa internazionale e che giustamente sono oggetto di preoccupazione e di attenzione, che però per essere compresi necessitano di una, diciamo, pluralità di chiavi di lettura. Io mi fermo qui per il momento. Grazie mille Simona, perché come sempre sei molto molto lucido e molto davvero molto molto chiaro, grazie. Prima di passare la parola a Emma, io però mi farebbe piacere veramente tornare un pochino su quelli che sono, perché penso che per il nostro pubblico sia importante anche capire cosa c'è dentro, quali sono i temi di questo volume. Sono sette parti, il volume si compone di sette parti, vero? Sì. E quindi c'è dinamiche politiche, ordine internazionale e sicurezza, dove c'è appunto politico istituzionale, un profilo politico istituzionale di Xi Jinping, multilateralismo, modernizzazione delle forze armate, eccolo. Poi abbiamo un quadro economico interno e internazionale importante per capire le trasformazioni dell'economia cinese e poi le relazioni sino-europee e poi rapporti economici Italia-Cina. Tendenze nel campo dell'innovazione e della comunicazione, quindi innovazione e comunicazione, qui di questo ci parlerà poi Emma, della comunicazione all'ambiente mediatico. Società civile, parità di genere. Ecco, questa è una cosa che ho visto con particolare attenzione, proprio perché Cina è divario di genere. Questo lavoro molto, molto documentato, molto ricco, che ci dà veramente uno sguardo del tutto inaspettato. Società civile cinese, politiche ambientali, governance climatica, e poi abbiamo la Cina in Italia, qui una serie di argomenti: minoranza cinese, politica religiosa, presenza cinese nel Mediterraneo allargato, impatto della piattaforma 17+1 e poi Cina nella regione Indo-Pacifico. Mi sembra che sia una cosa veramente talmente ricca e utile, e anche per, non soltanto per noi, diciamo, lettori e specialisti, ma anche per i numerosi docenti che nelle scuole, anche medie superiori, lavorano per far conoscere, per insegnare il cinese e per far conoscere la realtà cinese. Ecco, con questa, perdonatemi questo piccolissimo, questa piccola digressione, però mi sembra che
avere un panorama così preciso, pulito, ordinato, anche proprio della quantità e della complessità del quadro che abbiamo, mi sembra davvero un grosso pregio di questo volume. Quindi, ecco, mi fa piacere averlo sottolineato. Adesso do la parola a Emma per il suo intervento su, l'ambiente mediatico cinese, che è uno dei punti proprio più delicati. Buonasera a tutti, grazie Sandra. Sì, uno dei punti più delicati è anche una di quelle che Xi Jinping ha definito armi magiche per garantire il successo della Cina nel futuro, nel breve futuro, insomma, nello scenario geopolitico a venire. Quindi sicuramente la Cina è assolutamente consapevole del ruolo centrale che l'informazione ha per la sua immagine, il suo potere nel mondo. Non è una consapevolezza nuova. Allora, come già è stato detto sia da Sandra sia da Simone, ma anche da Giovanni, sì, credo che il lavoro che è stato fatto per questo volume sia stato innanzitutto di retrospettiva, in realtà, paradossalmente, per poi poter giungere appunto alla prospettiva. Quindi non si può, anche nell'ambito mediatico, è difficile parlare di quello che sta succedendo oggi e di quello che potrebbe succedere a breve o nel breve futuro, senza in realtà stare a guardare che cosa, cioè cercare di ricostruire e di fornire alcuni punti fermi rispetto a quello che è stato il passato, appunto, di questo settore. E quindi anche come diceva Simone, per le forze armate, così in ambito mediatico, sicuramente tutto quello che si vede oggi nel sistema dei media deve almeno essere ricostruito, almeno andando a ritroso di 40 anni, quindi dall'inizio della riforma dei media, la Meitigaige, avviata da Deng Xiaoping, insomma, insieme alle altre riforme economiche, e che da quel momento in avanti, ma anche nel caso dei media, con un processo non necessariamente rapido, con accelerazioni, rallentamenti, ha portato a un cambiamento molto significativo di questo settore rispetto a quello che era pre-1979. In ogni caso, quello che il settore mediatico è oggi, diciamo, comunque è anche il risultato di quello che è stato fatto in questo ambito, delle scelte politiche in questo settore dal 1949 in poi, direi addirittura ancora prima. Appunto, la consapevolezza del ruolo centrale dell'informazione per la vita politica del paese risale a prima della fondazione della Repubblica Popolare Cinese. È un elemento che nel Partito Comunista, grazie a Mao Zedong, alla figura di Mao Zedong, che era stato a sua volta anche giornalista, è sempre. Diciamo, ha sempre avuto un ruolo molto centrale. Quindi il Partito Comunista Cinese, cioè partiamo da questo presupposto, il Partito Comunista Cinese sa da tempo immemore che l'informazione, la comunicazione, i media sono uno strumento fondamentale, uno strumento importantissimo, uno strumento decisivo per il successo delle proprie politiche, del proprio lavoro, sostanzialmente. E questo, diciamo, è il filo conduttore di tutta quella che è stata l'attività, l'azione del Partito Comunista in questo settore, direi appunto dagli anni 30 fino ad oggi, chiaramente adattando poi le varie misure, le varie operazioni, le varie strategie al cambiare il tempo. E vabbè, nel mio contributo ho cercato, diciamo, l'obiettivo era quello effettivamente di parlare di quella che è uno dei risvolti, di quello che è uno dei risvolti più attuali o comunque che sicuramente stanno preoccupando, anche giustamente, ritengo, a livello internazionale rispetto appunto all'azione della Cina, quindi il suo tentativo, la sua volontà, i suoi sforzi, la sua strategia, potremmo chiamarla, io credo proprio una strategia, sempre in quest'ottica dei piani che vengono concertati e vengono poi realizzati fino a un certo punto, ma comunque vi è sempre un disegno molto preciso e molto composito, quindi una strategia di espansione, di aumento dell'influenza, appunto della voce cinese nei media internazionali. Quindi questo era, diciamo, l'obiettivo del mio contributo, nel quale però necessariamente, appunto, dovendo anche fornire dei punti di riferimento, ho cercato di presentare anche qual è stata l'evoluzione in modo molto rapido, qual è stata l'evoluzione appunto del settore mediatico in questi almeno 40 anni. Diciamo, uno degli elementi che va tenuto in considerazione, io credo, quando si parla, per poter poi parlare di quello che è l'evoluzione, di quella che è l'influenza della Cina
in ambito mediatico a livello internazionale è tornare a quella che è la figura, a quali sono le caratteristiche della figura del professionista giornalista, del giornalista come figura professionale in Cina, che poi è il grande, diciamo, problema dal punto di vista invece occidentale, anglo-americano, della espansione cinese, dell'espansione mediatica cinese appunto in altri territori, in altre regioni. Non vi è, a differenza della tradizione a cui siamo più abituati noi, un'idea di separazione, diciamo, di quarto potere della professione giornalistica nel contesto cinese. Nel contesto cinese l'idea di fondo, l'idea, diciamo, di correttezza deontologica che il Partito Comunista Cinese cerca di promuovere e promuove effettivamente, è di fedeltà al partito, o meglio di quella che viene poi chiamata la teoria del portavoce, quindi l'incarico, il prendersi in carico da parte del giornalista della responsabilità di diffondere il punto di vista, i progetti, le idee, insomma l'ideologia del partito nel paese e ovviamente anche al di fuori del paese ormai. Per cui il buon giornalista in Cina non è quello che non è o non è soltanto quando si ha a che fare con i giornalisti cinesi e ci si parla e ci si confronta e si chiede, si cerca di effettivamente investigare qual è la loro visione di se stessi e la loro visione ideale di se stessi, non solo quella reale. Appunto non emerge un'immagine così chiara e cristallina di un cane da guardia, sempre per rifarci alla tradizione occidentale anglo-americana. È una figura invece molto più sfumata che, come tanti studi hanno dimostrato poi negli ultimi direi 20 anni, da una parte si riconosce appunto in questo ruolo di portavoce del potere, portavoce del Partito Comunista, con a volte una posizione un po' critica, ma che è una posizione critica che viene giustificata a sua volta in modo, diciamo, tradizionale, rifacendosi alla tradizione dell'intellettuale confuciano, che è quello che deve criticare il potere solo e se serve ed è a beneficio del progresso del paese, quindi mai in modo estremamente violento, mai in modo critico per sé, ma sempre in modo costruttivo. Vi è effettivamente anche il modello del quarto potere nelle attività e nelle testate e nelle figure professionali che praticano il giornalismo investigativo, quindi in quel caso vi è una maggiore accento su questo tipo di funzione e di scopo professionale, e poi vi è anche un elemento semplicemente molto commerciale dove i giornalisti che invece lavorano semplicemente con l'idea di sbarcare il lunario, comunque di guadagnare a sufficienza, e quindi dove qualsiasi in realtà regola deontologica viene poi gettata dalla finestra per appunto il profitto, e quindi ci sono anche casi di corruzione e quant'altro, ma che sono slegati dal potere politico, che hanno a che vedere invece con, diciamo, il fatto che anche la Cina è un'economia di mercato e quindi ha le sue logiche commerciali. Questo quindi appunto giusto per così cercare di spiegare che la preoccupazione occidentale della espansione della voce della Cina nel mondo è data anche innanzitutto da questo, cioè dal fatto che non c'è una certezza cioè su come il giornalista cinese, quale sia il ruolo che il giornalista cinese assegna a se stesso. E quindi che appunto giornalisti che lavorano per testate che noi chiamiamo istituzionali, Jiguanbao, i giornali commerciali, cioè quelli che sono finanziati da istituzioni che fanno capo al governo oppure al sistema del partito, ecco, questi giornalisti che lavorano per queste testate non hanno una indipendenza, non hanno appunto quella tendenza alla separazione rispetto al mondo del potere. Questa credo sia una delle preoccupazioni di fondo, cioè una delle cause di fondo di questo tipo di preoccupazione. Dal punto di vista, diciamo, politico, quindi della strategia di espansione di questa influenza, credo che si possa parlare di una... Allora, appunto, si tratta di un fenomeno relativamente recente, nel senso che c'è stata una forte accelerazione, un forte investimento, che potremmo considerare l'investimento iniziale, quello che proprio ha fatto partire questa lunga serie di ulteriori investimenti, operazioni di vario genere, strategie nuove, nel 2009.
2009, anno post-olimpico, quindi dopo il 2008, che è stato un anno molto difficile per la Cina dal punto di vista della sua immagine, della presentazione della sua immagine nel mondo. Ci sono state appunto le Olimpiadi di Pechino, che dovevano essere la vetrina in cui la Cina doveva presentarsi come un paese finalmente moderno, al pari con appunto il mondo occidentale, dove tutto poteva funzionare perfettamente, come effettivamente è stato abbastanza durante i Giochi Olimpici. Ma purtroppo quest'anno, dal punto di vista cinese, è stato colpito e messo, insomma, questa volontà di costruzione di un'immagine di questo tipo è stata messa in molte difficoltà dal terremoto del Sichuan, dalle proteste in Xinjiang, sempre favorite dalla grande presenza mediatica della Cina a causa delle Olimpiadi. Quindi è stato un anno difficile da gestire mediaticamente, e forse, questo è quello che molti studiosi ritengono, questa difficoltà, la crisi, diciamo, dell'immagine vissuta dalla Cina nel presentare la propria immagine al resto del mondo, è stata una delle ragioni per cui dal 2009 in avanti c'è stata una forte accelerazione, appunto una forte motivazione, una spinta motivazionale a rivedere, ripensare e con grande decisione, anche con grandissimi mezzi economici e finanziari, investire sulla costruzione di una immagine della Cina come la Cina vuole che sia al di fuori del mondo. Parliamo di soft power, parliamo di huaiquan, cioè di potere discorsivo, possiamo poi utilizzare tutte le varie parole chiave che vogliamo, ma la sostanza è che il Partito Comunista Cinese, il governo cinese, si sono resi conto che bisogna prendere in mano, cioè che una, diciamo, dei modi per cercare di limitare le posizioni spesso critiche, a volte anche a prioristicamente critiche nei confronti della Cina, uno dei modi per cercare di, diciamo, risolvere questo problema o di contenerlo è di essere proattivi, e quindi di proporre direttamente prendere in mano appunto il potere discorsivo, prendere in mano la narrazione di se stessi. Quindi 2009 i primi investimenti sono stati, hanno significato, cioè si sono tradotti in sostanzialmente l'espansione delle testate che già esistevano, quindi moltiplicazione delle lingue in cui alcune testate che già erano esistenti all'estero si sono proposte, moltiplicazioni delle sedi, delle redazioni e così via. Questo quindi ha riguardato testate istituzionali come Xinhua, come Quotidiano del Popolo, Renminbi, come Global Times, come Radio Cina Internazionale e così via. E questo è stato, diciamo, il primo passo, il grado, cioè non è stato proprio il primo, ovviamente, perché esistevano già queste testate, ma diciamo da qui in avanti c'è stata questa forte accelerazione. E diciamo che questo tipo di operazioni possono rientrare in una delle tipologie di influenza, di tentativi di influenza mediatica cinese che ho cercato di elencare, cioè ho cercato, come dire, di dare una specie di categorizzazione alle diverse tipi di operazioni che la Cina sta facendo in questo settore a livello internazionale, e questa potrebbe rientrare nell'ambito dell'espansione, cioè appunto espandere testate già esistenti in Cina, espanderne sia il raggio d'azione utilizzando altre lingue, sia espandere proprio le loro sedi fisiche a livello internazionale. Ma un altro tipo di operazioni che sono state fatte in questo ambito sono quelle invece di tentativi, parlo soprattutto di tentativi perché quelle riuscite, almeno a livello di testate importanti, non sono molte, di acquisizione di testate internazionali, quindi tentativo di capitale, di acquisire con capitale cinese, che come sappiamo non è mai totalmente privato, e tanto più quando si tratta di colossi mediatici non è sostanzialmente privato, quindi c'è sempre dietro una operazione, diciamo, pubblica o comunque politicamente orientata, quindi di acquisizione appunto di testate internazionali allo scopo, possibilmente autorevoli, anche se questo non è riuscito più di tanto, allo scopo chiaramente di prendere in mano, come dire, la linea editoriale di queste testate, quindi di controllare i contenuti direttamente, senza bisogno di influenzarli in altro modo. Una terza modalità di influenza è quella che potremmo definire infiltrazione, ed è tutto sommato quella che si è realizzata forse più di recente, almeno in modo così massiccio, e che di fatto si manifesta nella pubblicazione, negli accordi di pubblicazione di veri e propri inserti che sono curati totalmente da parte cinese, chiaramente pubblicati nella lingua del paese di destinazione della testata dove vengono pubblicati, e accordi che vengono fatti con testate autorevoli. Parliamo di Wall Street Journal, parliamo di New York Times, parliamo di testate quindi che sono lette non soltanto certamente da una piccola comunità locale, ma a livello assolutamente globale.
Di solito questi inserti si chiamano China Watch, sono composti da un numero limitato di pagine però, e vengono pubblicati con cadenze regolari, che può essere mensile solitamente o bisettimanale, che però, qual è il problema? Sono totalmente controllati dal China Daily, che è di fatto la prima testata in lingua inglese pubblicata in Cina, totalmente controllata in mano governativa. Inserti quindi da una parte, dall'altra anche acquisto di spazi di inserzione, quindi acquisto di pubblicità in sostanza, creando, questa è un po' la lettura che è stata data a queste operazioni, creando quindi una sorta di dipendenza finanziaria da parte di testate che, come sappiamo, testate tradizionali che, come sappiamo, ormai sono in crisi da 10 anni, sebbene siano magari molto autorevoli a livello internazionale, comunque hanno vissuto la crisi della carta stampata. Ebbene, anche questo è un tentativo che la Cina ha cercato di portare avanti per creare dei rapporti, diciamo, di favore con appunto importanti testate straniere. Allora, alcuni di questi inserti in realtà poi sono stati negli ultimi pochi mesi chiusi, insomma ci sono state anche inchieste, indagini nei paesi, negli Stati Uniti per esempio, a proposito proprio per capire questo tipo di inserti, che cosa siano, e insomma sono stati appunto, di fatto c'è stata una spinta per la loro chiusura, ma comunque vi sono accordi che continuano a esistere, che sono accordi anche di cooperazione di altro tipo, quindi scambio di contenuti, produzione di contenuti condivisi, e una delle cose che ho cercato di sottolineare, sebbene en passant, però diciamo è poi una delle motivazioni del mio contributo, anche in Italia abbiamo fenomeni di questo tipo che esistono già da più di 10 anni, per esempio il più datato, il più di lungo periodo è stato quello con l'agenzia AGI, Agenzia Giornalistica Italiana, con Xinhua. Esiste un accordo di collaborazione, quindi di scambio, di pubblicazione di contenuti, per quanto riguarda l'Italia, la parte italiana, di contenuti che sono prodotti dall'agenzia di stampa Xinhua, che sono in realtà pubblicati senza particolare filtro. Quindi è chiaro che nel momento in cui ci si rende conto di qual è la fonte, chi ha gli strumenti per capire qual è la fonte e diciamo conosce il tipo di fonte, si può ovviamente allertare una lettura critica di questo tipo di contenuti. Ma è ovvio che un lettore non particolarmente avvezzo, non particolarmente allertato, può prendere questi contenuti semplicemente per quello che sono, cioè contenuti dell'Agenzia Giornalistica Italiana. Quindi lo sforzo, diciamo, di questo tipo di strategia da parte cinese potremmo dire che sta funzionando su alcuni fronti, in alcuni modi. In molti altri modi forse non sta funzionando altrettanto. E questo a questo subito ho pensato quando Sandra parlavi del fatto che da un certo punto di vista appunto la Cina porta avanti le sue strategie, ma forse non si confronta fino in fondo con quello che sono poi i risultati, gli effetti delle proprie strategie. È chiaro che negli ultimi anni, come sappiamo, appunto c'è una forte, insomma, in tempi recenti c'è sicuramente una tendenza, un atteggiamento sicuramente critico o comunque di sfiducia nei confronti della Cina. Certamente questo riguarda anche le fonti di informazione, per cui una testata come il Quotidiano del Popolo, come China Daily, non godono di fama particolarmente positiva negli ambienti informati. Quello che però, non ci sono studi in realtà su questo, almeno non che io sappia, quale sia la ricezione, cioè quale sia effettivamente il risultato della ricezione di contenuti prodotti da testate appunto cinesi, distribuite a livello internazionale, quale sia la ricezione da parte dell'opinione pubblica locale di diversi paesi di destinazione. Questo è un tema sicuramente importante e su cui appunto non so se la Cina effettivamente abbia dei riscontri, abbia riflettuto a sua volta, perché da una parte, da un certo punto di vista nel mondo occidentale, in realtà questo, qualsiasi tipo di influenza di questo genere è già di per sé criticabile, quindi è attaccabile indipendentemente poi dai contenuti che vengono diffusi. Scusate, sto un po' divagando, però volevo solo dire... Soprattutto Emma, hai rubato un po' di tempo agli altri. Ok, scusate. Sì, l'argomento è interessante, quindi no. Siamo stati tutti ad ascoltarti. Però, se dobbiamo dire... Benissimo. anche perché volevo lasciare la parola ancora una volta per un breve commento a Simone e un breve commento a Giovanni. Però mi sembra che soprattutto proprio questo tipo di analisi approfondita di quali sono le dinamiche
anche proprio discorsive che presiedono. Cioè, io ricordo benissimo nel 2009 i cinesi erano stupiti che loro come? Cioè, ma noi abbiamo presentato, abbiamo cercato di dare il meglio di noi e gli occidentali non ci capiscono. C'era proprio questa difficoltà nel dialogare con gli altri proprio perché di nuovo non c'era l'abitudine a confrontarsi su un piano di parità con uno straniero. Quindi questo è un problema proprio di modalità discorsive che secondo me non sono assolutamente secondarie. E in questi anni, devo dire, le cose sì sono cambiate, ma forse c'è ancora, come dire, c'è ancora molto da fare, no? Mi sembra. Ma ti posso ti ringrazio naturalmente perché il tuo intervento è stato molto, molto, molto ricco, molto pieno di spunti oltretutto. Però, siccome più o meno ci stiamo avviando alla conclusione, vorrei sentire se Simone ha qualche commento e se Giovanni ha qualche cosa da dire. Vorrei lasciare la parola poi a Giovanni per concludere. Sì, questo aspetto che veniva sottolineato ora mi sembra un aspetto rilevante anche dal punto di vista della modernizzazione della difesa nazionale, cioè il fatto che appunto la Cina ha una strategia che persegue, come dicevo prima, nel caso della modernizzazione della difesa nazionale, si tratta, come in realtà è inevitabile in questo tipo di processi di modernizzazione, una strategia di lungo periodo. E però poi forse si nota sempre anche un po' le difficoltà nel prevenire quelle che possono essere le reazioni da parte di altri attori e di confrontarsi con queste reazioni. Questo vale nel caso della modernizzazione militare sia per la potenza egemone, cioè gli Stati Uniti, quindi capacità di anticipare quelle che possono essere le percezioni, le reazioni da parte degli americani, sia però anche per quanto riguarda gli attori regionali, perché poi noi in questa dinamica che riguarda la competizione tra Cina e Stati Uniti, che come dicevo prima ha per fulcro l'Asia orientale, guardiamo sempre alla dinamica appunto tra Cina e Stati Uniti, ma ci sono degli attori regionali che appunto sono attori, come si dice nelle scienze sociali, hanno una loro agency, hanno loro interessi, le loro preferenze che perseguono sulla base delle loro strategie. E quindi insomma per la Cina è importante anche tener conto di questi attori regionali. E l'impressione è che non sempre da questo punto di vista vi sia una adeguata comprensione del punto di vista degli altri, senza necessariamente arrivare a una condivisione, ovviamente, perché ognuno ha i suoi interessi e le sue prospettive, però l'impressione è che ogni tanto manchi anche la comprensione delle prospettive degli altri. Sì, senza dubbio, è proprio questo qui mi sembra uno dei nodi, questa difficoltà a mettersi davvero seduto a un tavolo e dire bene, ci siamo anche noi, però ascoltiamo anche gli altri, ecco, no? Cioè, l'idea di una sorta di galateo che non è ancora completamente rodato, proprio una modalità di dialogare con gli altri che ci aiuti un po' tutti a capire. Invece c'è un discorso di polarità, polarizzazione adesso, ciascuno un po' arroccato nella propria seggiola e dire beh, questo qui è il mio pranzetto e non ti do niente. Ecco, non so. Giovanni, lascerei a te la parola. Se ti ringrazio, diciamo solo per fare un commento a collegare un po' i tre interventi dei tre autori, diciamo. A me pare che sia nell'ambito discorsivo, sia nell'ambito del potere duro, no? Del hard power, che nella migliore delle maniere è semplificato dal caso della difesa, e sia nel senso, diciamo, internazionalistico tout court, riferito all'assetto, no? Dell'ordine internazionale, quello che emerge in modo molto evidente è che ci troviamo in una fase storica che seppellisce definitivamente, ove mai qualcuno avesse ancora dei dubbi, l'ipotesi che andava per la maggiore all'inizio degli anni 90 sulla presunta fine della storia, come fine, diciamo, della dialettica tra un Occidente vittorioso che rappresenta il modello, il mainstream naturale verso cui il resto del mondo tende, e altre esperienze di regimi politici che con le loro ideologie, come dire, decadenti in qualche misura prima o poi, appena di rimanere fuori come paria nel sistema internazionale, prima o poi convergano con il modello occidentale. Questa cosa, adesso al di là di qualsiasi giudizio di valore, no? Se sia un bene o un male,
è, come dire, il fatto che sia cessata è reso evidente in particolare dall'agency, per usare la parola che diceva Simone, della Cina, cioè il fatto che il paese in questione, che non è mai stato disponibile a essere considerato un'eccezione, ma rivendica una piena legittimità per il proprio modello e di reggimento politico e di struttura sociale ed economica, in questo momento proietta questo, questo modello verso l'esterno, non si limita semplicemente a rivendicarne la legittimità e quindi a essere indisponibile a, come dire, quell'engagement, come pensano a Pechino, che in realtà è una forma di tentativo, diciamo, di come dire, influenzare il sistema dall'interno e in definitiva far fare alla Cina una parabola analoga a quella dell'Unione Sovietica attraverso forme di diverso conio di rivoluzioni colorate, che è un'antica paura già di epoca maoista che è rimasta e tuttora permane. Oltre a questa, diciamo, indisponibilità, c'è anche adesso una fase proiettiva in cui io credo noi ancora non siamo del tutto consapevoli, una serie di leadership a livello internazionale, non dico necessariamente di società o di popolazioni, ma una serie di poteri in vari paesi del mondo guardano con malcelata simpatia, nel senso che quello cinese è un esperimento di modernizzazione senza democratizzazione, senza liberalismo, che può essere per alcuni una contraddizione. In Europa tendiamo ad avere questa idea che la modernità arriva ipso facto con l'habeas corpus sostanzialmente, ma nel caso di altri paesi, di altre parti del mondo, credo che saremmo naif a pensare che ci sia questa condivisa percezione a livello dell'elite. Vi sono invece una serie di paesi, questo si vede in varie circostanze, forse molto bene all'ONU, in certi voti molto delicati, che invece hanno un'affinità verso l'idea che vi possa, non necessariamente verso il modello cinese come qualcosa da emulare, ma verso l'idea che debba poter esistere un vero pluralismo a livello internazionale in cui davvero, come un'interpretazione restrittiva dell'articolo 2 della Carta dell'ONU, dove si, come dire, iscrive il principio di sovranità alla base della vita internazionale, ecco, questo principio debba essere interpretato in modo forte, cioè che oggettivamente non si debba e non si possa in alcun modo interferire col dominio riservato dello Stato, cioè quello che succede dentro i confini di un paese riguarda solo quel paese lì e il rapporto tra governo e cittadini. Questa è una opzione che l'Occidente rigetta, per sostanzialmente questa è la verità, no? Sulla base di valori che si vogliono universali. Ecco, se c'è, io trovo un attrito che è diventato poi, vabbè, preclaro, esplosivo sotto la presidenza Trump, dove è stato proprio evocato in modo chiaro, no? Il discrimine è un discrimine di carattere ideologico, e che credo che continuerà a manifestarsi anche in modo strumentale e polarizzante, cioè per spingere, diciamo, la Cina in una direzione, collocarla in una categoria e il resto del mondo occidentale in un'altra categoria. Ora, questo sta avvenendo, per me è una diagnosi, questa è un'osservazione oggettiva, io credo. La terapia, o almeno cosa in questo quadro possono fare persone come noi, mi sembra evitare che questa dialettica che si va facendo così forte ci porti a una lettura manichea su tutto, dove in ogni ambito, su ogni tematica, ci sia un noi e un loro, agli antipodi. Questo è un gioco che, devo dirvi, non vale soltanto per noi occidentali, vale anche per tutti i regimi autoritari, segno comunista in particolare, che tendono, no, ad avere l'amico, il popolo e coloro che stanno fuori dal popolo, il nemico. È una dialettica, come dire, canonica. Temo che alcuni nostri colleghi in Cina abbiano le armi più spuntate delle nostre, per, come dire, costruire ponti in una fase di forte pressione ideologica, tanto più verso il 20° congresso che sarà il prossimo autunno, e in loro, non dirò assenza, ma nell'affievolimento della loro capacità di esercitare questa funzione di ponte, a noi tocca di esercitarla vieppiù anche in loro vece, nella misura in cui attendiamo che possano tornare a esprimere la loro capacità critica piena in un futuro auspicabilmente non troppo lontano. Grazie Giovanni, davvero mi sembra che possiamo con queste parole concludere questo nostro incontro, che mi è stato molto ricco, molto pieno di spunti, molto pieno di
soprattutto di volontà di entrare all'interno di certi meccanismi e non di rimanere fuori e raccontarli semplicemente. Quindi veramente cercare di smontare un po' anche un certo tipo di situazioni complesse che sono sempre più complesse, cioè visto che sono complesse poi vengono lasciate, come dire, al di fuori e rimangono un po' sconosciute. Invece entriamoci dentro, come si dice, mettiamo le mani dentro la marmellata e vediamo che cosa viene fuori. Poi magari questa marmellata sarà buonissima. E allora, grazie, grazie a voi. Speriamo di vederci presto anche in presenza e grazie ai nostri ascoltatori e grazie a Marta Valentini che ci ha supportato in questa difficile, importante serata. Grazie. 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 Grazie.